quindi username o password, oppure tramite registrazione. Nel mio caso entro con le mie credenziali e il menu che si presenta è questo, composto da delle immagini. E possiamo scegliere di visualizzare delle mappe da noi già create in precedenza o dei modelli da modificare, vedere un video tutorial dell'applicazione come funziona e altre funzioni. Però oggi ci interessa di andare a creare una mappa, quindi clicco qui. E le mappe che possiamo creare possono essere o standard o regionali. Oggi, ad esempio, andremo a crearne una standard. E possiamo vedere che nel passaggio successivo ci sono 5 step da seguire. Nel primo c'è la possibilità di scegliere un'area precisa, un'area da noi preferita, ad esempio sto zoomando sull'Europa, e alla nostra destra si presenterà tutto il menu con le opzioni per personalizzarlo. Ad esempio, se vogliamo colorare la terra in rosso, basterà cliccare qui, scegliere il colore e la cartina si presenterà così. Nel secondo step c'è sempre una serie di opzioni per personalizzarla, e come ad esempio enfatizzare i confini, scegliendo lo spessore e il colore, ma anche lo stesso procedimento vale per le coste, per i fiumi, per tutto ciò che vogliamo. Possiamo anche far esaltare l'equatore, la longitudine, la latitudine, eccetera. Nello step 3 possiamo inserire delle icone e unirle addirittura fra loro, scegliendo sempre il colore o il tipo di linea che vogliamo, quindi se tratteggiato, continua e anche lo spessore. Nello step 4, possiamo anche inserire dei simboli sulle nostre mappe. Nello step 4 l'applicazione ci richiede una descrizione, ad esempio metto Europa, e poi possiamo caricare un file o di tipo quindi o preso dal web, quindi incollando un link, oppure caricandolo dal nostro computer. Nello step 5, ultimo step, ci richiedono un titolo della mappa, una descrizione, ad esempio Europa oggi, e delle parole chiavi, e in seguito possiamo salvare la nostra mappa. A questo punto la nostra mappa verrà salvata sull'applicazione stessa e quindi potrà essere anche visualizzata da altri utenti, altrimenti possiamo stamparla e condividerla su Facebook, Twitter o Google o sul nostro blog privato, ciò che vogliamo. E spero di avervi detto tutto, e questo è il lavoro finito.